Soldi, soldi. È un tema sempre attuale. Sì. È la suoneria del mio cellulare. Cosa mi potete dire di questo cantante che ha appena vinto Sanremo con una canzone discussa comunque, però insomma sta avendo successo questa canzone? Sì, allora molti non la capiscono al primo ascolto, infatti giudicano: oddio, un'altra canzone che parla di soldi, che rotta, perché non ascoltano le parole. Poi quando invece sentono che comunque parla di suo padre, dei suoi problemi, allora pensano, però non è così male. Mahmood, chi è Mahmood? Mahmood è quello che ha vinto Sanremo quest'anno. Sì. Le piace la canzone? Sì. Martedì 5 marzo sono a Modena, un centro commerciale, per un'iniziativa con il cantante fresco vincitore di Sanremo 2019, Mahmood. Una canzone, quella di Mahmood, che sembra aver avuto successo soprattutto fra giovani e giovanissimi. E a questa iniziativa a Modena infatti sono presenti circa 200 persone di questa fascia d'età, accompagnati anche dai genitori e dai nonni. Perché sta avendo così tanto successo questo cantante, secondo te, a parte la canzone Soldi di Sanremo 2019? Perché è andato a Sanremo e il suo testo è significativo, e terzo è bello e raro. Orecchiabile. Che cosa hai chiesto Mahmood e cosa ti ha detto? Allora, io ho chiesto semplicemente come stava e niente, abbiamo fatto questa foto con l'occhio così, perché è l'occhio di Horus dell'Egitto, quindi ci stava. Ecco. Che cosa avete detto a Mahmood? Oh, gli abbiamo fatto i complimenti e poi gli ho chiesto se voleva ascoltare una mia canzone, visto che anch'io canto, ed è stato molto disponibile. I complimenti, perché è veramente bravo, è una rivoluzione in Sanremo e nella canzone italiana, non è la solita, ecco. Ho scoperto la canzone 3 giorni prima, era bellissima, ho iniziato a... Perché le piace questa canzone? Ah vabbè, allora diciamo che il fatto che applaude tutte le volte nel ritornello, che applaude le mani, è molto popolare. Ma la canzone coinvolge molto, sì. È stata anche molto contestata come canzone, sì, per questo premio ricevuto a Sanremo. Sì, per il fatto che lui è nato in Italia, ma ha il padre che è egiziano, in realtà è italianissimo e ha fatto bene a vincere. Tutto Sanremo. Però è da circa 8 anni che lui comunque è sulla scena musicale, da X Factor, Sanremo Giovani. Ecco, però perché ha avuto così tanto successo a Sanremo con questa canzone, secondo te? Secondo me perché ha un mood molto orecchiabile ed ha un carattere, cioè ha proprio una... Qualcosa da comunicare. Da comunicare, ecco, la sua storia col suo padre, così. Ma perché ha vinto Sanremo Mahmood, secondo lei? Ah, non lo so, secondo me perché era più bravo, era la canzone più bella, a me è piaciuta molto, molto. Sincerità, io penso che nel mondo no, se non hai soldi non puoi vivere, quindi è un po' significativa anche quella parte lì dove dice, aspetta se mi ricordo bene, comunque diciamo è un tema attuale questo, sì, che affronta nella canzone. Giustamente. E sta avendo anche tanto successo da come si vede questa iniziativa. Sì. E quindi è un cantante che è già da diversi anni sulla scena musicale. Mm-hmm. Ecco, sì. Per arrivare a questo successo, ecco, cosa vogliamo dire? Che se l'è meritato, che comunque ha dimostrato che con l'impegno si riesce poi ad avere, si riescono ad avere i risultati. E niente, cioè bravissimo. Cioè noi gli abbiamo fatto i complimenti. Ancora siete arrivate qua per il firmacopie? Noi sì, alle 2, perché non siamo di qui, siamo di Senigallia. Quindi avete fatto un bel po' di, sì, chilometri. Un po' di strada, però ne valsa la pena. Dalle Marche, sì. Dalle, sì, Marche, lo rifaremo ancora. Te Mahmood, il cantante Mahmood. Mi piace tanto. Ma sai chi è? Sì, quello che ha vinto il Festival Sanremo. È una bella canzone. Bellissima. Come noi eravamo da giovani, eravamo con i Pink Floyd, eccetera, eccetera. Mi piace anche lei la canzone Soldi? Sì, sì, sì. Cosa ha detto Mahmood durante l'incontro? È contentissimo di essere arrivato al festival. Direi che faccia una buona impressione anche all'Euro Festival. È rivoluzionario, penso. Ha portato una canzone non totalmente in italiano a Sanremo e penso che sia un modo per differenziarsi. È un'emozione vedere Mahmood da vicino? Sì, tanto, si vede che è un ragazzo semplice, si merita per me tutta questa gloria e questa vincita. Cosa le ha detto?
il suo figlio? Ha voluto sapere un po' di noi. Sì, cosa ti ho detto? Dai, lui ha fatto una domanda. Io ho fatto una domanda sul disco, che ho visto la presenza di un Pokémon, gli ho chiesto perché, mi fa, vabbè, perché è il più forte, cose così. Secondo me non mi sembra giusto tutto quello che dicono su di lui, anche il fatto che non ci sia troppa gente non mi piace, perché comunque secondo me è un artista che vale, un gran uomo. Ecco, una canzone attuale, Soldi. Sì, fantastico. Ecco, cosa le ha detto durante il firmacopie? Gentilissimo, gli ho augurato la carriera di Vasco, mi ha detto speriamo. Gli ho detto da mamma ti auguro tanto bene, perché io non... è tanti anni che non vedo un ragazzo come questo, per me è un artista vero.